Buonasera, buonasera, benvenuti in questo appuntamento speciale con Proteramo, penultimo appuntamento dell'anno, prima insomma di farci gli auguri di Natale. Saremo in onda questa sera e martedì prossimo, poi ovviamente si ferma il campionato, ci fermeremo anche noi di Proteramo, ma è una puntata particolare, lo vedete alle mie spalle, perché questa sera il Teramo Calcio, la squadra e anche il settore giovanile è impegnato in una cena per scambiarsi gli auguri. Eccoli qua i ragazzi, non solo della prima squadra, come detto anche del settore giovanile, all'Osteria Strabacco a Teramo. Ovviamente noi siamo in collegamento con il locale teramano, avremo degli ospiti questa sera che interverranno nel corso della trasmissione in diretta con noi, perché per fare anche il punto della situazione a 90 minuti dalla fine di questo 2015. Invece qui in studio con me, lo ritrovo con piacere, lo saluto, lo ringrazio, Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Grazie a te, buonasera, salve a tutti. Vi ricordo il numero per poter interagire con noi, è il solito, quello che conoscete, il 392-623-7060. Ovviamente, come al solito, ringraziamo anche Alma Sport per averci fornito, eccolo qua, una panoramica un po' più da altra angolazione, il materiale tecnico che di solito indossa il Teramo sia in campo che fuori. Come detto, il numero per interagire con noi, per fare delle domande, delle considerazioni. Ripeto, questa sera avremo nel corso della serata anche dei collegamenti in diretta con alcuni tesserati della Teramo Calcio, e per questo ringraziamo l'ufficio stampa della società biancorossa nella persona di Marco De Antoni, che si è messo a disposizione della trasmissione. Allora, andiamo subito a vedere i numeri del campionato, perché siamo, come detto, a 90 minuti. Per il Teramo sabato pomeriggio una vittoria importante contro la Pistoiese, acciuffata davvero all'ultimo sussulto grazie al gol di Giuseppe Lenoci. Eccolo qua, Ancona Luparoma 1-0, il pareggio scoppiettante di Arezzo, poi via via con la vittoria dell'Aquila anch'essa nei minuti conclusivi, e poi il Teramo che vince 2-1 contro la Pistoiese. Vediamo la classifica dopo 15 turni di campionato, con la SPAL che sarà il prossimo avversario del Teramo domenica pomeriggio allo stadio Mazza di Ferrara, che comanda la classifica a 31 punti, la Maceratese 29, Pisa 28, ancora 26, Siena 23, Pontedera e Carrarese 21, Tutto Cuoio e L'Aquila e Prato 20, Lucchese 17, Sant'Arcangelo Arezzo 16, Teramo e Rimini 15 punti, Pistoiese 12, Luparoma 9, Savona 1, e vedete anche tra parentesi le penalizzazioni, un punto per Pisa e L'Aquila, 6 punti per il Teramo, 12 punti addirittura per il Savona. Una vittoria, comincio subito con te Francesco, una vittoria corroborante a dir poco, acciuffata all'ultimo istante, però probabilmente anche da un punto di vista psicologico forse ci voleva anche sì. Vincerla così, sì, ci voleva. Arrivano queste vittorie, sono sempre ovviamente molto importanti. Io direi questa, sotto alcuni aspetti la potremmo considerare anche determinante, se a questo punto della stagione, anche se non c'è nulla di deciso, ma determinante riferito al momento particolare del campionato, al momento particolare del Teramo, della squadra che veniva da alcune prestazioni non esaltanti, dalla bruciante sconfitta di Lucca, e sono stati 3 punti che per la classifica sono a dir poco ossigeno. Voglio fare di nuovo i complimenti di Paolo Antonio per questo gol splendido, è stato bravissimo da lì. Ripeto una frase già detta nei giorni scorsi: calci a volo, se non la prendi come si deve la palla va oltre la ferrovia, sì, che è sopra lo stadio Bonolis.
Quindi una vittoria importante, poi importante anche perché ecco, per il gol di Paolo Antonio, per il gol di Lenoci nel finale, che ripeto anche qui deve cominciare a giocare dall'inizio. Non è che ci mancherebbe altro che Vivarini possa ascoltare quello che diciamo noi, quelli che dicono gli altri sarebbe deleterio. Ribadisco che tutto quello che fa Vivarini è ben fatto, però io credo che ormai Lenoci debba giocare una, due, tre, quattro, cinque, sei partite. Se poi non va bene, lo si accantona, come certo, vengono accantonati tutti i giocatori. Concludo dicendo che se poi la società ha deciso che Lenoci non debba fare più parte del termine e a gennaio verrà ceduto, allora i discorsi cambiano. Ma se Lenoci deve restare, come io mi auguro, con il Teramo fino al termine della stagione, deve giocare, perché è un giocatore che dà esperienza, che dà solidità. Per lui parla i numeri e parla il curriculum. Assolutamente. A proposito, domani il Teramo scenderà in campo per la Coppa Italia contro la Casertana, che è capolista del girone C di Lega Pro. Ovviamente saranno i classici 90 minuti con la possibilità ovviamente di supplementari e calci di rigore in caso di parità. Questo pomeriggio hanno parlato i tesserati. Noi andiamo ad ascoltare intanto altre immagini che arrivano proprio da Teramo e probabilmente stanno guardando la nostra trasmissione, dunque li salutiamo. Questo pomeriggio hanno parlato i tesserati, Francesco, ha parlato Scipioni, ha fatto un bilancio del 2015 che si chiude per lui e per il Teramo. Ascoltiamo quello che ha detto l'esterno biancorosso. Lo ricorderò con molta delusione, molta amarezza, perché avendo raggiunto quello che da piccolo per me era irraggiungibile, poi nel giro di un mese, due mesi, vedertelo passare lì davanti e ritrovarsi in Serie C, diciamo che fa molto male. Però è stato un anno, secondo me, positivo, perché mi abbiamo regalato un sogno a molte persone. Poi questo sogno è svanito, però alla fine dal bilancio è abbastanza positivo, però molto amareggiato, sinceramente. Ovviamente amarezza per questo 2015. Intanto io vedo in collegamento il vicepresidente del Teramo, Ercole Cimini. Buonasera vicepresidente. Allora, una serata particolare prima del buonasera, turno di Coppa. Buonasera. E prima della partita, non dico dell'anno, però forse la partita per fascino più importante di questo 2015-2016, o no? Ma noi eravamo abituati a questi palcoscenici importanti, quindi per noi è una partita come sono sempre stati negli anni, che ci ha portato ad essere una squadra importante per le categorie che abbiamo sempre affrontato. Quest'anno purtroppo veniamo da un periodo dove eravamo penalizzati all'inizio, e quindi sicuramente sarà una partita dove noi faremo la nostra bella figura, perché siamo una squadra che possiamo stare lì con le prime. Senta Cimini, ma l'ha visto il suo pupillo Alessandro Di Paolo Antonio in gol anche contro la Pistoiese? Beh, gli serviva una piccola benedizione, ma il problema di Alessandro è che lui è ancora ragazzo e quindi ancora non riesce a capire quanto è veramente bravo. E quando farà il salto di qualità secondo lei? Questo dipenderà soltanto da lui, perché il ragazzo che deve capire che oggi per fare quel gradino importante che gli manca dipende solo da lui. Senta, prima Francesco diceva bisogna vedere se il Teramo vuole o non vuole puntare sulle noci, ma le noci rimane a Teramo. Ah, questo dovete domandare a tecnici, ce ne sono tanti, specialmente ultimamente tra allenatori e direttori vedo una Teramo immensa. Piena di allenatori?
allenatori, direttori, tecnici, beh, chi di più? Chi più ne ha più ne metti? Io penso che sono cose, come ho sempre detto, è normale. Io penso che queste cose devono dirle in stanze private, senza finestre, e parlare con la massima trasparenza, con persone che parlano di calcio, non di barzellette. Cimini, chiudiamo con una battuta. Vivarini ce l'ha fatta a mangiare il panettone. No, Vivarini purtroppo domenica non era in panchina, ecco perché il Teramo ha vinto. Domenica c'era Zambardo, quindi il motivo perché ha vinto il Teramo. Così. Ah, ecco, quindi... Poi lui ha fatto la formazione, Zambardo l'ha cambiata e il Teramo ha vinto. Ah, ok, quindi state pensando a una cosa del genere anche per l'anno la battuta, te? State pensando a una cosa del genere anche per l'anno prossimo? Zambardo no. No, ma lui si fa aiutare anche nella formazione, gliela dico io, gliela dice chiunque, quindi ci si lavora di più. Il nostro allenatore è Vincenzo Vivarini, okay, ed è il migliore in di quello che si può avere su qualsiasi piazza di B e C. Lui è il migliore. Poi il resto passa tutto in secondo ordine. Vivarini è allenatore del Teramo, punto. Okay. Ciao, sono Francesco, ben risentito, dico anche ben rivisto. Sento male adesso. Non importa, mi senti adesso? Mi senti? Mi sento malissimo. Meglio che così mi risparmio la domanda. Ok, va bene, grazie al vicepresidente Ercole Cimini, buona serata, ovviamente. Dillo Vivarini, allenatore del Teramo. Va bene, chiarissimo. Okay. Buona serata, buon proseguimento al vicepresidente del Teramo Ercole Cimini. Parole chiarissime, Francesco. Vivarini è resta, ma d'altronde l'aveva detto anche qualche settimana fa proprio qui in questi studi, in un'altra trasmissione. Leggiamo qualche messaggio. Mi sembra pure normale. Ma mi sembra assolutamente logico. Non scherziamo, insomma. Il Teramo debba pensare alla salvezza, va bene, ma il Teramo 21 punti sul campo li ha fatti. Certo, e per una squadra che veniva da un'estate come quella che hanno vissuto loro, che abbiamo vissuto tutti, non era facile trovare la coordinazione tra il pensiero e l'operatività sul campo. Sia la coordinazione tra quello che pensi che vuoi fare e poi che riesci a fare. Potrebbe sembrare un discorso un po' difficile per qualcuno, ma è la realtà. Ma poi basta domandare a chi magari ha vissuto vicende diverse, ma comunque traumatiche, che non è che dalla mattina alla sera, ossia, o dalla sera alla mattina mi addormento, ma vabbè, da domani non ci penso più, certo, che dovevamo giocare il campionato di Serie B e adesso non lo giochiamo, andiamo avanti come prima. È facile, certo, dire, ma è difficilissimo da realizzare poi, soprattutto per chi deve poi la domenica sul campo, cioè, non è che ti siede a una scrivania col computer e certo, vai, il computer è quello, certo, te ne frega niente, no? Dici, ah, ti pensavi che scrivavamo di B, no? E scriviamo di C, il computer va lo stesso, certo, se tu certo scrivi C invece di B. Vedo le mie spalle, tra un po' lo sentiremo, giusto il tempo di microfonare, l'amministratore delegato del Teramo Giuseppe Daniello, leggiamo qualche messaggio nel frattempo. Grazie a Maurizio da qui, forza Magico Teramo, forza vecchio cuore bianco-rosso, scrive Fabrizia che salutiamo, ciao Fabrizia. Ancora, possibile alcun ricorso per ridurre la squalifica a Vivarini? Ma cos'è, una farsa o siamo polli? Buonasera e complimenti per lo studio, bellissimo, grazie. Per quanto riguarda il ricorso, evidentemente non... Tra un po' glielo chiediamo a Daniello, perché non c'è stato il ricorso, però penso, insomma. Ancora. Ma per i punti, quando se ne discute? A questo punto, anno nuovo Fabrizia, anno nuovo. Fabrizia, speriamo presto, se si ricordano ogni tanto di fare qualcosa di normale in Italia. L'anno scorso, ripeto, il Novara a 4-5 giorni dalla fine, forse anche a 3, gli restituirono i punti falsando il campionato, falsando, certo, nettamente il campionato. Leggiamo l'altro messaggio che avevamo già, poi torniamo all'osteria Starbacco di Teramo, perché ci ascolta già Giuseppe Daniello. Buonasera, dopo aver pestato la Pistoiese diamo una spallata alla SPAL. Un saluto particolare a Francesco Di Francesco, conoscitore di calcio sia stampato che parlato. Questo è un... Grazie Donato. Allora, intanto è arrivato il presidente Campidelli, però io saluto e ringrazio, do la buonasera all'amministratore delegato del Teramo Giuseppe Daniello. Direttore, buonasera. Thank you.
Buonasera, buonasera a tutti voi. Allora le giro la domanda subito del telespettatore da casa: perché non è stato fatto ricorso contro la squalifica di Vivarini? Bah, guarda, abbiamo preso di comune accordo questa ecco, strategia, è insomma una parola grossa, abbiamo preso questa decisione di comune accordo, abbiamo deciso ecco, di scontare insieme questa pena, secondo lui insomma era anche una decisione giusta e quindi paghiamo il pegno e andiamo avanti, anche perché poi col senno del poi è andata bene con la Pistoiese, quindi ci auguriamo lo stesso risultato con la Spala, quindi magari la prossima volutamente non lo facciamo andare in panchina. Direttore, certo, come sono stati i primi mesi a Teramo? Lei che insomma veniva da un'altra realtà come quella di Varese, com'è stato l'ambientamento? Bah, diciamo che sono stati mesi altrettanto duri perché ho lasciato una realtà insomma, un po' devastata mentalmente, quella di Varese con la retrocessione, ne ho trovata un'altra insomma, dura perché ecco, la delusione per la mancata promozione è stata insomma, altrettanto cocente. Però devo dire che ho trovato delle persone agguerrite, con delle persone a partire dal presidente Campitelli, insomma, volenterose di riprendersi quello che è stato tolto. Quindi tutti insieme stanno cercando di riprendere pian piano, ecco, non dobbiamo avere una fretta eccessiva, ma dobbiamo riprenderci prima o poi quello che ci è stato tolto. Direttore, domani c'è la Casertana, la Coppa Italia com'è vissuta? Come un po' un intralcio oppure come la possibilità di dare spazio a qualcuno che magari ha meno minuti delle gambe? Assolutamente sì, non deve essere un intralcio, anche perché abbiamo una rosa piuttosto ampia, abbiamo una Beretti, una seconda squadra che è altrettanto insomma, pronta e preparata, quindi sfruttiamo questo turno di Coppa Italia per vedere qualche nostro giovane, per vedere all'opera qualche ragazzo della prima squadra che inevitabilmente ha avuto poco spazio nelle gare di campionato. Domenica pomeriggio c'è la SPAL, come in alcune circostanze magari è stato anche chiesto da noi giornalisti, probabilmente avere un avversario di questo lignaggio può aiutare questa squadra a dare quello che normalmente quest'anno gli abbiamo visto dare meno volte? Ma sicuramente sì, anche perché adesso, fino adesso i numeri sono dalla nostra parte con le squadre un po' più blasonate. Ecco, sebbene abbiamo giocato in casa contro il Siena e contro il Pisa, comunque abbiamo fatto due ottime gare, col Siena da un punto di vista ecco, tecnico-tattico, col Siena invece da un punto di vista insomma, ecco, di agonistico. Quindi speriamo che con la Spala, con la prima in classifica, riusciamo insomma, a mettere in campo quello che nelle ultime partite ci è mancato, specialmente fuori casa. Grazie direttore, buona serata anche a lei, ovviamente un buon proseguimento, ovviamente auguri grazie, anche a lei, a tutta la squadra, ma grazie a tutti voi. Avremo modo di risentirci. Buonasera all'amministratore delegato Giuseppe Daniello. Allora, buonasera e tanti auguri a tutti voi. Grazie direttore, grazie. Allora, diciamo oggi hanno parlato i tesserati, noi abbiamo scelto Stefano Scipioni, che Francesco nelle ultime partite era stato messo un po' da parte, in panchina, ma senti come ha preso la panchina Stefano Scipioni. Dentro di me è scattato qualcosa, rabbia più che altro, ma non nei confronti del mister, di qualcuno, rabbia nei miei confronti, perché se il mister ha deciso di mettermi in panchina è perché vedeva che in quel momento non ero pronto. E sinceramente mi ha fatto pure bene, perché sono abbastanza soddisfatto della prestazione di domenica, soprattutto per la vittoria, quindi diciamo che alla fine ha avuto ragione il mister, che questa panchina mi ha fatto bene. Giocando sempre, avendo sempre il posto assicurato, si perde di vista, tra virgolette, il lavoro che si deve fare, quindi come ti posso dire, gli stimoli, come dici tu, l'umiltà viene a mancare. Poi stando in panchina, come detto Andrea, non essendo abituato a stare in panchina, diciamo, sinceramente ho rosicato tantissimo, e quindi mi ha fatto anche bene, perché pure il mister in battuta mi ha detto allora ti ha fatto bene la panchina, e quindi ha avuto ragione lui e alla fine è andata bene così. Allora,
arrabbiato quando è stato in panchina. La rabbia, la delusione, cioè, se la trasformi. Orrosicato, ha detto Scipioni. Sì, se la trasformi in qualcosa di. L'ha trasformata positivo, in qualcosa di positivo, però. Ha giocato molto, molto bene. Il primo ha sofferto un tantinello, quel terzino fluidificante del. O esterno, come si dice adesso, del San Martino della Pistoiese. Esatto, che primo tempo sembrava un'era di Dio, sembrava imprendibile, è andato 7-8 volte a fondo campo alla conclusione con cross insidiosi, quindi io credo che ritrovare il miglior Scipioni, ancora migliore di quello che poi abbiamo visto il secondo tempo, perché lo abbiamo visto in questi ultimi anni di cosa è capace, può essere solo un aiuto fondamentale e importante per il Teramo, alla pari di tutti gli altri giocatori. Ritrovare il miglior Scipioni non solo è l'obiettivo che chiedo al dirigente del Teramo Fabio Pignini. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. E allora la panchina. Saluto gli ospiti, Francesco e tutti quanti. Sì. Dicevamo, la panchina Stefano Scipioni ha fatto bene perché abbiamo visto forse una delle migliori prestazioni dell'anno da parte sua. Ma la panchina è una bella medicina, qualche volta si è stanchi, è giusto riposarsi, il Teramo ha tanti giocatori, ha tanti tesserati e quindi è giusto fare una rotazione di tutti questi giocatori, quindi Scipioni è un titolare, qualche volta quanto è stanco può anche riposare, non è un problema, però è un nostro leader e lo dimostra ogni volta che scende in campo. Prima abbiamo sentito la parte in cui Scipioni fa un bilancio del 2015, ma per Fabio Pignini questo 2015 vuole tracciare un bilancio, con che segno si chiude? Perché è chiaro che le emozioni sono contrastanti inevitabilmente, c'è stata la gioia, poi la grande amarezza, come si chiude? Ma sicuramente come annata è stata un'annata particolare, perché un'estate sicuramente lo sappiamo, le vicende che ci sono state, però calcisticamente parlando chiudiamo un anno con tantissime vittorie, macchiati da un qualcosa di inaspettato, però guardiamo avanti e siamo convinti che l'anno che verrà ci porterà tante cose positive. A partire dall'ultima contro la SPAL, a parte la partita di domani contro la Casertana ovviamente, però è chiaro che l'attenzione adesso è a Ferrara. Sicuramente, ci aspetta una trasferta difficilissima, andiamo in casa della capolista, ma non abbiamo paura e speriamo di invertire la rotta fuori casa, speriamo di iniziare a fare qualche punto anche fuori casa. Grazie, grazie a Fabio Pignini, buona serata anche a lei ovviamente, buon proseguimento. Grazie di questa. Grazie a voi, tanti auguri. Grazie, grazie. Tanti grazie auguri agli ospiti, tanti auguri agli ospiti. Grazie. Dicevi prima, Teramo che deve centrare la salvezza, dunque deve entrare Francesco in una mentalità diversa? Secondo me non è una squadra che deve pensare solo ed esclusivamente alla salvezza, o una squadra che può far preoccupare, oddio, chissà se ci salviamo, chissà se evitiamo i play-out, perché è una squadra che oggi i suoi 21 punti li ha fatti, se ne fa 21 e magari qualcuno di più nel girone di ritorno, la salvezza dovrebbe essere a portata di mano, anche alla luce tranquilla, anche alla luce, devi vedere poi dell'andamento delle altre squadre. Questa è una squadra che può fare molto, ma molto di più, ma deve entrare nell'ordine di idee che oggi sei al quintultimo posto e che se il campionato dovesse finire così, non oggi ovviamente perché sono le frasi fatte, ma dovesse finire così, sicuramente dovrai giocare con la Lupa Roma o con la Pistoiese, che certamente non sono due avversari impossibili da affrontare bene e da battere, per evitare che ti risvegli di colpo e dici ma qua noi guardate dove ci troviamo. Certo. Questo è il, ecco perché io dico deve entrare in questo ordine di idea, ma lo sanno meglio di me, lo sanno i giocatori, lo sa Vivarini, lo sanno tutti quelli che lo devono sapere. Certo. SMS, leggiamo cosa ne pensa la gente
da casa che ci sta seguendo, noi ovviamente vi ringraziamo sempre perché siete tanti e siamo contenti, insomma, che questo giù le mani da Vivarini. Questo è stato anche il messaggio di un cartello che era stato affisso allo stadio Bonolis prima della partita. Poi ho sentito proprio ieri pomeriggio, questa mattina, ieri pomeriggio, che questo cartello era stato messo già qualche giorno prima. Sì, qualche giorno prima. Quindi, confermo. Ancora? È un'espressione di un tifoso che ha pensato di mettere quel cartello. C'è uno che è d'accordo con te. Le noci titolare a Ferrara gli va data una chance. Ma anche più di una chance. Sì. Probabilmente ha bisogno dall'inizio. Di un po' di continuità, come dicevi tu prima. Su. Ancora? È vero che Capitelli ha staccato il cartello per il tecnico? Sì. Ah, beh sì, si è seduto. Sì. Ma l'avrei staccato anch'io. L'ho letto, prendo atto, va bene. Giù le mani da Vivarini, mi sembra che non c'è nulla di male che lo ha tolto. Certo. Forza ragazzi, facciamo vedere alla spalla chi siamo. L'anno scorso arrivò un pareggio per 0-0, ma in cui il Teramo rischiò più di una circostanza di vincere. Fece una delle migliori partite in trasferta. Ancora. Noi siamo più forti della SPAL, ma dobbiamo capirlo. Solito dilemma psicologico, amletico. Sono d'accordo con questo messaggio, con questo tifoso. Aggiungo, lo stavo pensando domenica al campo, dopo mi sono dimenticato di dirvelo. Il Teramo l'anno scorso era formato da tutti giocatori molto, molto bravi, che rendevano al meglio, al massimo delle loro qualità. Per adesso, quest'anno, il Teramo è formato da giocatori bravi che possono dare molto di più, ma che per adesso non sono riusciti a dare. Anzi, c'è qualcuno che ha reso meno, proprio perché lo abbiamo visto lo scorso anno e magari qualcuno anche l'anno prima, mi riferisco a chi ci sta da 2 o 3 anni a Teramo, ancora ha dato meno di quello che può dare per arrivare a un livello di sufficienza. Certo. Quindi nemmeno paragonabile al rendimento dello scorso anno, che era un rendimento, guardate, faccio un esempio. Questo giocatore che per esempio ha le nostre spalle. No, questo giocatore, tutto sommato, al di là dell'incidente che ti dimostra l'autorete di Speranza, che stagione strana che è questa e che continuerà, secondo me, a essere. Cioè, una stagione talmente strana che sbaglia. Addirittura persino che svirgola la palla Speranza e la palla doveva finire in fondo alla rete. Certo. L'esempio è Cenciarelli, giocatore che l'anno scorso ha avuto un rendimento da 8, 8 e mezzo, forse anche 9, quest'anno sta avendo un rendimento decisamente più basso, ma divertiamoci con Speranza, il capitano ovviamente del Teramo, ha tornato fino a pochi istanti fa anche da Silva, Loreti, buonasera Speranza. Buonasera a voi. Dicevamo, un'annata talmente strana, intanto D'Orazio alle sue spalle che passa, già un'annata talmente strana che sbaglia persino Ivan Speranza. Sì dai, infatti è un periodo un po' particolare per noi perché appena sbagliamo paghiamo, quindi ci gira un po' così. Però da parte nostra ci deve stare più attenzione ancora a cercare di non sbagliare e di non fare certi errori ovviamente. A proposito della sfortunata autorete di sabato, probabilmente, non so se hai sentito, l'applauso di tutto lo stadio dopo quel tocco sfortunato. Sì, sì, l'ho sentito ed è stato, ovviamente ero in un momento giù perché comunque avevo fatto una torretta e stavo danneggiando la mia squadra come la società e tutti i tifosi ovviamente, ma mi ha fatto tantissimo piacere, infatti mi ha dato la carica per andare avanti e a fare la mia partita, quindi li ringrazio davvero di cuore, questa è una grande stima di affetto da parte loro nei miei confronti. Io faccio una domanda, poi ti lascio a Francesco Di Francesco, ma è vero che Speranza a gennaio va a Pescara? Ma sono voci che assolutamente io non so nulla, io sono qui da 5 anni, c' ho un contratto del Teramo, non ho mai pensato di andare via, quindi assolutamente voci che, ripeto, voci di mercato così, ma non so nulla assolutamente. Francesco, vuoi fare una domanda a Speranza?
Ivan, senti, io gli auguri di Natale che ti voglio fare al Teramo, bene che poi ci vedremo la settimana prossima prima di Natale, però mi viene in mente di farteli così alla vigilia della partita di Ferrara. Forse dopo un'autorete ci potrebbe stare bene un gol di speranza a Ferrara, che dici? Speriamo, speriamo, dai. Ti ringrazio di questo augurio, speriamo che magari mi posso sbloccare anche magari a fare gol nella porta avversaria, quindi speriamo bene, dai. Senti Ivan, domenica probabilmente ti toccherà marcare il Cobra Gianmarco Zigoni, è lui il pericolo numero uno. Sì, vabbè, al di là che lui è un grande attaccante, abbiamo visto già comunque l'anno scorso e gli altri campionati che ha disputato lui. Ma al di là di lui comunque ci sono tanti giocatori importanti, è una squadra bene allestita, quindi una squadra compatta, giocano bene, si vede, se stanno lì non è per caso, quindi c'è da stare attenti e da andare lì a fare la partita che dobbiamo fare, come ovviamente la si prepara con il mister durante la settimana, quindi è una gran bella partita, però dobbiamo andare lì a giocarcela e a far risultato. Magari togliere questo trend negativo che ci portiamo nelle trasferte, magari può essere la più importante con la prima in classifica. Senti, ti faccio davvero l'ultimissimo e poi ti libero. Questa situazione presidente allenatore, tu da capitano come l'hai vissuta? Queste turbolenze, si direbbe in gergo aereo, ecco. Ma no, ripeto, io il presidente lo conosco ormai, ripeto, cioè il quinto anno che sto qui lo conosco benissimo. Lui è uno che vuole vincere sempre, lo ripeto sempre, quindi lui è uno che carica sia noi che l'allenatore, quindi l'abbiamo preso solo sotto questo punto di vista, per il bene della squadra ovviamente lo fa, non è uno che distrugge la squadra. Grazie Ivan Speranza, grazie, buona cena, buona continuazione della festa, lo ringraziamo, il capitano del Teramo. Ciao Ivan, ciao. Grazie a voi. Ciao. Grazie Ivan Speranza, a proposito di SPAL, ne ha parlato anche Stefano Scipioni, lo andiamo ad ascoltare, poi SMS da casa. Scipioni sulla SPAL. Domenica diciamo che sicuramente gli stimoli non mancheranno, perché come dici tu, affrontiamo la prima in classifica, ci teniamo a fare bene, a fare bella figura e a cercare di portare punti pure in trasferta, che in questo momento è il problema principale che ci affligge. Poi, riponzandosi al 2 maggio, un po' c'è molta rabbia, però vediamo come ci affrontavano a noi da prima in classifica e quindi sappiamo benissimo che dovremmo dare qualcosa in più per cercare di portare i punti. Palla è una squadra che gioca, quindi secondo me sarà così la partita, però pure noi siamo abituati a giocare e diciamo che non siamo tanto bravi a difenderci, quindi secondo me sarà una partita aperta e si giocherà molto in ripartenze da entrambi i lati e quindi dovremo fare molta attenzione, perché loro in attacco sono veramente forti, ma pure come organico sono forti. Adesso la prepariamo bene, come ho detto prima, appunto cerchiamo di andare lì sapendo che affrontiamo la prima in classifica con molta umiltà e soprattutto con molta compattezza, cerchiamo di dare il massimo, di fare il meglio. Abbiamo visto durante l'intervista, la conferenza stampa di Scipioni, anche la torta tra le mani di Valentina, che salutiamo insieme ad Alessandro, che sono insomma proprietari di Strabacco, che ci hanno messo a disposizione lo spazio per le interviste di questa sera. Abbiamo visto una torta proprio con la scritta Teramo Calcio, con il Dubbox, Maurizio, soliti... Prima un'altra, buon Natale. Soliti esperimenti di regia di Maurizio Daguì, numero uno, a proposito di Gianmarco Zigoni, il Cobra. Cobra Daguì, leggiamo qualche messaggio? Tu non lo conoscevi questo? No, io stavo a pensare che... La torta! Che forse faccio in tempo a fare una capatina. Ah, ok. Pezzettini torto, un dolce. Certo, finiamo alle 21.45, secondo me per le 22.15 sei a mangiare anche forse l'ultimo pezzettino. Un pochettino di meno. Speranza, uno di noi, non ti preoccupare, tutti sbagliano. Ok, andiamo avanti. Di Parini deve restare, risaliamo insieme.
Ancora. Speranza a gennaio va a Pescara. No. Poi ne parliamo, Non mi risulta. Ti ho già visto contrito, Non mi risulta. Comunque. Saresti dispiaciuto? Incazzato. Incazzato. Va bene, va bene. Facciamo Don Rustella alla spalla. Questo è fantastico. Ancora. O Scipioni, ma ti vuoi svegliare? Ma ti vedi? Sembra che ti è morto il gatto. Ridi ogni tanto. Sull'ultimo invito a Scipioni sono d'accordo. Sei d'accordo, sì. Sei d'accordo. Non so se ce ne sono altri, altrimenti... Ok, domani la Casertana. Prima ho chiesto a Daniele, più un inciampo? No, non è un inciampo. No. Beh no, con tutti i giocatori che ci sono quest'anno in organico, è l'occasione per vederli all'opera, per fargli fare una partita che ha un significato ogni tanto. Io mi auguro anche, anzi, che si riesca a battere la Casertana, che magari verrà anch'essa con le seconde linee e con i giovani, ma sono sempre seconde linee di una squadra che è prima in classifica nel girone C di Lega Pro. È l'occasione per dare spazio, per far giocare Paolucci, per far giocare altri giocatori che o hanno avuto poco minutaggio o addirittura non l'hanno avuto per niente. Sì, tra un po' alle mie spalle, vedete, probabilmente ci sente già il portiere del Teramo, Alessandro Tonti, che salutiamo. Ciao Alessandro. Salve, buonasera a tutti. Allora, una vittoria, ripartiamo un po' da Pistoia per concentrarci su quello che sarà domani, ma soprattutto domenica, una vittoria ottenuta con il cuore contro la Pistoiese. Ma è vero che a fine gara ti sei un po' emozionato? Sì, mi sono emozionato, anche perché abbiamo vinto questa partita veramente con tanta fame, tanta grinta e soprattutto all'ultimo minuto. E sicuramente abbiamo fatto una gran vittoria, ma bisogna dare continuità, se no servita poco. Senti Alessandro, quanto assomiglia la vittoria di sabato a quella di due settimane prima contro il Siena? Secondo me parecchio. Sì, sono due vittorie molto molto sofferte, però diciamo che come ripeto bisogna dare continuità. Vittoria molto importante, ma bisogna dare continuità, se no non abbiamo fatto nulla. Anche perché insomma fuori casa quest'anno il Teramo probabilmente una delle armi vincenti dell'anno scorso, quest'anno invece quando si gioca lontano dal Bonolis le cose vanno diversamente. Ma perché lontano dal Bonolis le cose non vanno? È evidente che fuori casa non andiamo al migliore dei modi. In casa esprimiamo un calcio molto più pulito, molto più convincente, e questo abbiamo dimostrato. Adesso bisogna dare una svolta fuori casa, che penso sia ora. Quale miglior occasione per dare una svolta che contro la capolista? È una squadra del Teramo di quest'anno che probabilmente ha bisogno di grandi appuntamenti per svegliarsi. Sei d'accordo con questa lettura? Probabilmente sì, sarà una partita importantissima sia per loro e sia per noi. È una partita un palcoscenico importante dove possiamo dire sicuramente la nostra. Noi andremo lì per fare la partita, per vincere la partita e non sicuramente per pareggiare o difenderci tutta la partita. Senti Alessandro, ti faccio l'ultima domanda perché come ho chiesto anche prima si chiude il 2015, il 2015 di Alessandro Tonti si chiude in positivo o in negativo? È stato un 2015 molto, molto travagliato, che ha dato delle gioie immense e dei dispiaceri indescrivibili, perché sappiamo tutti quello che è successo quest'estate, il periodo brutto che abbiamo passato,
però ci ricordiamo anche i momenti belli passati insieme e vincere un campionato strepitoso. Vincere perché noi l'abbiamo vinto sul campo e questo è senza dubbio. Però bisogna ripartire tutti insieme, uniti, perché questa squadra ha potenzialità importanti, però bisogna dimostrarlo domenica dopo domenica e piano piano, secondo il mio punto di vista, se siamo lì concentrati e siamo uniti ne possiamo venire fuori sicuramente. L'importante è metterci tanta voglia, tanta grinta, tanta volontà e sono sicuro che gli obiettivi arriveranno. Grazie ad Alessandro Tonti, buona serata anche a te. Noi siamo praticamente quasi in chiusura, in bocca al lupo per domenica, per la partita di Ferrara ovviamente. Grazie mille a tutti voi, buona serata e buone feste. Grazie ad Alessandro Tonti, che non sarà in campo domani contro la Casertana perché insomma abbiamo abbozzato una formazione: Narduzzo tra i pali, Altobello, Brugaletta e Perrotta o Cerqueti in difesa, Tini o Troiattaro, un certo bello Papandiour, e poi a fianco a lui ci sarà un tempo per le noci, un tempo per Da Silva. Non si sa se il primo tempo per le noci e il secondo per Da Silva o viceversa. Comunque un tempo. Un Vittorini tempo... con la nazionale, sì. Esatto, esattamente. Allora, possiamo vedere intanto, visto che siamo quasi in chiusura, i gol di questa ultima giornata di campionato. Ce li vediamo insieme. Con Maurizio Da Qui che ci mostra quelli che sono stati i gol. Questo è Pisa Maceratese 1-1 con il gol pisano di Golubovic al 12° e il pareggio di Coco al 6° della ripresa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo anticipa Fioretti e il compagno di squadra Fioretti e mette in porta. Savona-Siena 0-3, Borazzoli che insomma a Teramo non è che avesse fatto chissà che cosa, invece a Savona va a segno. Poi c'è il rigore di Yamga che provoca anche l'espulsione di Cabeccia per lo 0-2 e poi Roberto Masullo, ex Teramo, eccolo qua l'esterno mancino per lo 0-3, ha segnato anche Roberto Masullo. Arezzo Spalle, i prossimi avversari del Teramo, finisce 3-3, una partita bellissima, guarda i gol perché sono davvero molto molto belli. Gianmarco Zigoni, attaccante della Spalle, al 39° del primo tempo, pareggia l'Arezzo con Betancourt, negli spogliatoi verrà espulso Eziolino Capuano, guarda il gol di Castagnetti, sinistro dalla lunghissima distanza, lo riapprezziamo anche. Perché è davvero un ottimo, un bellissimo gol. Poi Tremolada per il pareggio su calcio di rigore e occhio al gol che porta momentaneamente in vantaggio l'Arezzo, un gran diagonale ma da vedere e rivedere, il paso doble di, come direbbe Andrea Costantini, Tremolada per il 3-2 e poi al 96° il pareggio 3-3 della Spal con Cellini. L'Ancona vince di misura contro la Lupa Roma, gol di Cognigni che raccoglie la corta respinta del portiere della Lupa e insacca. Il gol che vale 3 punti, tutto a Cuoio Lucchese 0-2, fa tutto Terrani, ma la difesa del tutto Cuoio non è che sia stata ineccepibile, doppietta di Terrani. Infine chiudiamo con il posticipo Carrarese-Pontedera, Infantino fa un gol un po' così, nel senso non si sa se volesse mettere in mezzo oppure no, però l'ex attaccante dell'Aquila realizza il gol dell'1-0, ma il Pontedera rimonta con Elvis Cabasci, te lo ricordi Elvis Cabasci? Sì, come? Del Pescara. Gran calcio di punizione e poi ovviamente non poteva mancare, a proposito di Andrea Costantini, il suo idolo Scappini. Questo quest'anno fa gol, eh? Esatto, segna in ogni modo Scappini, segna in ogni modo. Credo che sta già a quota 13. Sì, 13 gol in campionato. Sono tantissimi. Faccio a te la domanda che ho fatto questa sera ad alcuni ospiti. Serve probabilmente
l'avversario più difficile per sbloccarsi in casa in questi casi? Beh, in questi casi di solito sì, si dice così, poi magari ti accorgi che la partita va in un altro modo come avresti voluto e stai a fare altri discorsi. In sede di presentazione la Spalla ha 10 punti sul campo, ha fatto 10 punti più del Teramo, quindi ha avuto decisamente un rendimento nettamente superiore al Teramo, quindi ci si attacca a tutto, la partita è di una difficoltà estrema. Se il segnale che la Spalla al 96esimo stava perdendo ad Arezzo, che certamente non è uno squadrone, le cronache dicono che stava perdendo meritatamente, ha pareggiato con quel gol al 96esimo, vuol dire che forse questa squadra non è al massimo del proprio rendimento. Il Teramo potrebbe provare ad approfittarne, sono 2-3 settimane che tutti si aspettano la fuga della Spalla e poi non arriva per qualche mancata vittoria, quindi indubbiamente è una partita. L'anno scorso la partita con la Spalla che pareggiammo 0-0. A Ferrara 0-0 e 1-1 in casa, ripenso a quella partita del ritorno 1-1, mi piacerebbe vincerla allo stesso modo di come loro la pareggiarono qua. Senti, intanto queste sono alcune immagini proprio della Spalla di Leonardo Semplici. Il fatto che abbia, anche non giocando al massimo come hai detto tu nelle ultime settimane, sono d'accordo con te, però il fatto che questa squadra non perda è un po' il segnale, un po' come le annate giuste che noi abbiamo vissuto da queste parti lo scorso anno. È una squadra che è partita con ritmi elevatissimi, ha dimostrato di avere grosse risorse tecniche, è vero, si sta frenando, però è anche una squadra che forse avrà preso ultimamente qualche gol di troppo, però non perde e quindi è una squadra che ha tutte le carte in regola per provare a restare al primo posto fino alla fine del campionato. Il Teramo ha dalla sua tutte le risorse tecniche per provare a fare il colpaccio, certo. O comunque, perché tante volte in certi momenti del campionato bisogna sapersi accontentare, magari anche a ottenere un semplice risultato positivo, ossia un semplice pareggio. Tutto sta a come si proporranno in campo, a come giocheranno tutti dal primo all'ultimo, insomma. A proposito di mentalità di una squadra che ha un obiettivo un po' diverso obiettivamente rispetto all'anno scorso, spesso si è detto che questa squadra magari perde le partite perché vuole andare a vincerle, quando spesso bisognerebbe magari accontentarsi anche del punto, che in un'ottica salvezza è questo. Sì, ho capito, però tu il punto lo puoi provare a conquistare giocando la partita per provare a vincerla, quando ti accorgi che non ci riesci a quel punto ti accontenti del pareggio, un po' quello che diceva Scipioni, però questa è una squadra che ha la maggior parte dei giocatori dello scorso anno, che è abituata a giocare, che è abituata a proporre determinate situazioni tecniche e tattiche, e non puoi cambiare dalla mattina alla sera, perché è vero le distrazioni, è vero tutto, è vero l'estate, però è pure vero che è una stagione diversa da quella dello scorso anno, quando a un certo punto ci accorgemmo che indipendentemente dai due che facevano gol, pure se li chiudevi dentro al bagno dello stadio. Oddio, anche però, quest'anno se li chiudi dentro al bagno. Erano anche altri che facevano, che qualunque cosa facevano, intanto avevano un rendimento tutti elevatissimo e qualunque cosa facevano andava bene, nemmeno un raffreddore nel corso della stagione. Quest'anno è un anno diverso, è una stagione diversa. Ok, vediamo il prossimo turno rapidissimamente. Intanto vedete che insomma la cena è terminata, la festa è terminata. Lucchese L'Aquila, Luparuma Pisa, Macerata Arezzo, Pistoiese Savona, Pontedera Sant'Arcangelo, Prato Carrarese, Rimini ancora, Siena Tutto Cuoio e Spal Teramo. Vi dico anche gli anticipi perché sabato si gioca alle 14 Rimini Ancona, eccolo qua, lo rivediamo, alle 15 Siena Tutto Cuoio, alle 17:30 gioca L'Aquila al Porta Elisa di Lucca, alle 20:30 Pistoiese Savona, poi domenica alle 14 Maceratese Arezzo, alle 14:30 Prato Carrarese Luparuma Pisa, alle 15
Prato Carrarese, Lupa Roma Pisa e Spalteramo, alle 17.30 a Pontedera, Sant'Arcangelo. È tutto? Ovviamente noi salutiamo Valentina e Alessandro che ci hanno ospitato nella loro osteria Strabacco, dove stasera c'era la cena interna di auguri. Dove si mangia molto bene. Molto bene. Confermi? Vi posso garantire che si mangia molto molto bene. Ok, perfetto, grazie a Francesco. Ciao Francesco. Saluti a tutti, forza Teramo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Adesso non cambiate canale, dopo un piccolo break pubblicitario inizia Pro L'Aquila con Pro Teramo. Ci vediamo invece settimana prossima, sempre alle 21, per l'ultima puntata del 2015. Buonanotte. Ciao.